Oggi parleremo di rock e lo faremo attraverso un ritmo e attraverso una concatenazione di accordi assolutamente standard nel rock. E lo faremo partendo dall'accordo di Fa sul primo tasto. Le posizioni sono queste: indice, primo tasto, tutte le corde. Anulare, terzo tasto, quinta corda. Questo è l'accordo di base. Infine useremo anche il mignolo alla quinta corda sul quinto tasto. Tutto il giro che faremo lavorerà sul primo, sul sesto e sull'ottavo tasto. E prendendo a esempio la distanza fra le dita, fra l'indice, l'anulare e il mignolo sul primo tasto, per ogni tasto su cui andremo a lavorare col giro, dovremo mantenere questa distanza tra l'indice, l'anulare e il mignolo. Cioè, fra queste tre dita ci sarà sempre un tasto vuoto. Questo giro rock si basa sul giro armonico maggiore, quindi primo grado, quarto, primo grado, quinto, eccetera, eccetera. Quindi nel caso del Fa avremo Fa, Si bemolle, Fa e Do. Questi sono gli accordi, eh. Andiamo a vedere come fa il ritmo. Il ritmo è molto semplice, sono quattro pennate, di cui la terza è accentata. Questo gruppo di quattro pennate va dato quattro volte e poi sullo stesso accordo viene ripetuto altre quattro volte. La terza pennata corrisponde all'uso del mignolo. Terza pennata accentata. La mano destra nel frattempo stoppa con il lato del mignolo le corde all'altezza del ponticello. Efficacemente o meno efficacemente vengono stoppate le corde, è diverso lo stile chitarristico perché non tutti i chitarristi fanno lo stoppato uguale. Su questo tipo di giro io proverei a suonare solo la sesta, la quinta, la quarta, con preferenza, se vogliamo scarnificare ancora di più il ritmo, stoppato sulla sesta e la quinta, ma quello dipende un po' dallo stile. Quattro pennate per quattro volte. L'ultima pennata della terza volta vale anche la pennata della quarta volta, quindi si avrà una specie di suono più lungo, un legato fondamentalmente, no? Un ritmo legato, come abbiamo visto nell'altro posto delle cronache. Ve lo faccio vedere lento. La terza volta succede questo, si fa questo. Quindi la quarta volta diamo solo la seconda, la terza col mignolo e la quarta pennata. Non diamo la prima, perché la prima è legata alla quarta pennata della terza volta. Quindi, e velocemente è questo qui, cioè vi dà questo tipo di assonanza, di questo tipo di sonorità, guardate, sentite. Tun tun ta tun tun ta tun tun ta da tun 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 ta tun tun ta tun tun ta da tu da tun tun ta tun tun ta tun tun ta da tu tun 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 ta tun tun ta tun tun ta da.
cambia e va sul sesto tasto. E fa. Ricambia e va sul primo tasto. Sesto tasto. Primo tasto. Qui posso scendere all'ottavo. Ottavo tasto. Sesto tasto. Primo tasto. Ottavo tasto. Sentite? E di nuovo al primo. Chiaramente con la chitarra elettrica viene molto meglio, questa non ha le sonorità adatte per il rock, anche se è una chitarra buona e acustica, ma non è elettrificata. Questo è un giro che va fatto assolutamente sulla chitarra elettrica, se no si perdono completamente i colori e le gamme che la chitarra elettrica può offrire. Vi auguro e spero di esservi spiegato bene, perché non era facile spiegare un giro del genere. Comunque vi auguro buon lavoro e buon divertimento anche. Grazie, ciao.